crisi, disoccupazione, mondo del lavoro e politiche attive. Sono questi i temi al centro del convegno Una politica basata sulla comprensione dei bisogni, svoltosi oggi presso la sede della provincia di Napoli. Focus sui dati connessi all'attivazione del Master Plan e realizzati nell'ambito del progetto Mappatura dei bisogni e della soddisfazione dei clienti dei centri per l'impiego della provincia di Napoli, eseguito dall'Agenzia Armena S.p.A. su impulso dell'Assessorato Provinciale alle Politiche del Lavoro. In particolare, il progetto, avviato nell'aprile del 2013, ha riguardato la progettazione, sperimentazione e standardizzazione dei servizi di rivelazione di ben 17 centri per l'impiego della provincia napoletana, in merito sia ai bisogni sia al grado di soddisfazione dei clienti. Incoraggianti i dati emersi, secondo l'assessore Marilu Galdieri, che confermano la necessità di una politica basata sull'ascolto. La cartografia serve soprattutto a conoscere i fabbisogni dei cittadini e dare un servizio che sia il più adatto possibile. A questo seguirà la cartografia invece per le imprese, cioè il fabbisogno che le imprese richiedono per facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta. Com'è lo stato di salute dei centri per l'impiego? Dalla percezione che hanno gli utenti direi che è ottimo, soprattutto per la professionalità dei nostri dipendenti. Negli anni sono stati fatti vari interventi, da questa come dalla passata amministrazione. Un po' meno la percezione positiva per i locali, che però non dipendono dall'amministrazione provinciale di Napoli, perché come sapete vengono messi a disposizione dai comuni del bacino, ma con i comuni stiamo portando avanti un'interlocuzione per rendere anche più accoglienti dal punto di vista proprio strutturale i centri per l'impiego. Il problema è che c'è una grossa crisi aziendale e sono le aziende che danno lavoro, quindi l'ulteriore passo avanti che dovrebbero fare le amministrazioni tutte insieme, cominciando dalla regione, scendendo fino ai comuni, è quello di rendere il territorio dal punto di vista dello sviluppo economico positivo, almeno di invertire la tendenza, perché il pubblico stesso non può, come sapete, neanche più assorbire quel minimo di occupazione che assorbiva prima. Ad Antonello Calvaruso, direttore tecnico del progetto, abbiamo chiesto di illustrarci le dinamiche e gli ulteriori sviluppi del progetto stesso. È la prima di un mosaico abbastanza ampio che è il Master Plan della provincia di Napoli, è il primo progetto che si chiude e riguarda la rilevazione dei bisogni e della soddisfazione degli utenti dei centri per l'impiego. Abbiamo intervistato circa 4.000 utenti per rilevare la loro soddisfazione rispetto ai servizi erogati e 1.300 rispetto ai loro desideri, ai servizi attesi. Abbiamo visto quali sono le differenze di desiderata. Le differenze dei desideri dei clienti si basano anche sulle differenze dei profili medi di utenti dei centri per l'impiego. Quindi il primo risultato interessante è questo, e per questo noi lo chiamiamo cartografia, perché siamo riusciti a distinguere nella provincia di Napoli almeno 5 ambiti di desideri e 5 ambiti di soddisfazione, chiaramente dettati da 5 ambiti di tipologie differenti di utenti, e questo è molto importante perché riesce a fare allineare meglio le politiche attive con quelle che sono le reali esigenze dei territori. Michele Raccuglia, direttore della sede Napoli di Italia Lavoro, ha giudicato positivamente l'azione intrapresa da Armena. Oggi sono molto ottimista perché dall'esterno, come assistente tecnico di questa struttura provinciale, possiamo dire che il percorso è stato tracciato, abbiamo avuto anche ottimi risultati, e parlare dei dati assieme ai risultati ci consente anche di programmare soprattutto per i giovani, per la Youth Guarantee e i meno giovani, cioè coloro che hanno perso il lavoro, un percorso di inserimento del lavoro e di maggiore informazione verso tutto il fenomeno e la domanda del mercato del lavoro. Il presidente dell'Agenzia di Sviluppo dell'Area Metropolitana, Nicola Di Raffaele, ha sottolineato l'azione virtuosa della partecipata della provincia di Napoli nelle politiche del lavoro. Lo strumento che esce fuori oggi da questo progetto che l'Armena ha realizzato è un ulteriore contributo ad un'analisi che serve poi per individuare politiche attive del lavoro che dovrebbero mirare ad un incontro virtuoso nel mercato del lavoro da domanda e offerta. Con l'attuazione del progetto si è portata avanti anche una rivoluzione di pensiero, ha sostenuto Antonio Pentangelo, presidente della provincia di Napoli. Combattere il degradante fenomeno della disoccupazione attraverso supporti di assistenza, ma soprattutto di informazione, rende i centri per l'impiego una realtà importante. Gli stessi, infatti, sono chiamati a rendere un servizio che non sia solo di apertura, ma anche di ausilio, cortesia e qualità. E dai dati emersi c'è la conferma positiva del lavoro svolto finora. Augurandoci che questa azione possa continuare, possa specializzarsi sempre di più, perché i nostri futuri punti possono tracciare delle cartine che avremo dato in comune verso voli leggermente più positivi, se non altro della soddisfazione dei nostri utenti. Grazie.
Positivo infine anche il giudizio di Anna Rea, segretario generale della UIL, che evidenzia il lavoro svolto dai dipendenti dei centri per l'impiego, sottolineando come, purtroppo, il vero problema continua ad essere il lavoro che non c'è. Anna Rea stamattina in provincia ha presentato la ricerca di Armena sui bisogni dei cittadini, le considerazioni da parte del sindacato. È una ricerca interessante e utile per gli addetti ai lavori, ma soprattutto per confermare che le persone, sia i giovanissimi, tante donne, ma anche chi purtroppo ha perso lavoro, ha bisogno di essere accompagnato, soprattutto in questo territorio di persone che non solo non trovano lavoro, non sanno neanche a chi santo rivolgersi. Quindi avere strutture pubbliche che possono aiutare e a indirizzare non solo verso l'orientamento, ma anche su come costruire un curriculum o dove andare a verificare possibili opportunità di lavoro, è una cosa molto interessante. La madre di tutte le questioni resta il lavoro. Purtroppo anche un'esperienza utile e importante, come centri dell'impiego, come si sono riorganizzati nella provincia di Napoli, con un impegno molto importante dei dipendenti della provincia, quindi un caso virtuoso di questi lavoratori del pubblico impiego che sono sempre criticati e tartassati, però il problema vero è che non c'è un'offerta sufficiente. Chi concorre e compete con la competenza, con la professionalità, con l'innovazione, con la ricerca, può stare non solo in un mercato, ma può mettersi in gioco sia gli individui ma anche i territori interi. Thank you.